Con lui. Prima però attenzione, facciamo un attimo il punto di quello che è successo ieri sera, perché i giornali continuano a parlare dell'intervista rilasciata a Fabio Fazio da parte di Chiara Ferragni. La crisi fra i due pare seria, i guai giudiziari di Chiara proseguono e c'è anche qualche polemica sulla sua intervista di ieri sera. Abbiamo anche preso qualche tweet insomma in merito a questa intervista, ma sentiremo prima il punto di vista di Marco Carrara e della vice direttrice del TG1. Intanto le mie R sono andate. Buon pomeriggio, si vede Caterina. Che è lunedì, grazie. È lunedì per tutti. Esatto. Tra 60 secondi però mi dicono, dobbiamo aspettare 60 secondi. Ok. La telenovela De Ferragnez non conosce pause. Gli ingredienti ci sono tutti. Guai con la giustizia, amore tormentato, dramma familiare. E ieri sera Chiara Ferragni, ospite da Fabio Fazio, ha raccontato la sua verità. Ha parlato della sua storia con Fedez, ma anche dei suoi guai giudiziari. Era forse l'intervista più attesa della settimana. Sento ancora Federico, siamo persone adulte, ci vogliamo bene e non abbiamo tagliato i ponti, ha detto in merito al rapporto con il marito. E come faranno i figli a prenderci sul serio, con le prove che negli anni abbiamo lasciato su Facebook. Papà che ogni weekend era ubriaco perso e mamma che lanciava il reggiseno ogni concerto. Poi ha continuato. In questi due mesi e mezzo mi sono trovata al centro di un'ondata di odio. Niente ti prepara alla violenza di certi attacchi. Più prudenza invece sulla vicenda della presunta falsa beneficenza legata alle vendite del Pandoro brandizzato. Ho fatto tutto in buona fede, ha detto Chiara. Vuole vivere di più il presente, la vita reale, dice. In fondo i social non sono mica tutto. Basta prendersi il Norton, tutto questo navigare senza trovare un porto. Sei come Oppenheimer, le dice poi Fazio. Hai costruito una bomba atomica da 30 milioni di follower. Non puoi non sapere che è pericolosa. Resta da vedere se fra follower che non la seguono più e crisi legali e familiari la bomba sia già esplosa o se e quando esploderà. Allora, Marco Carrara è conduttore di Timeline in onda la domenica mattina su Rai 3, sì, espertissimo di social. Se volessimo dare un titolo a questa intervista... Il titolo sarebbe Non è successo nulla, nel senso che tutti aspettavamo almeno una notizia, no? Insomma anche una, così, una notizia che arrivava proprio dalle parole di Chiara Ferragni, e invece non è successo nulla perché i suoi detrattori sono rimasti tali e i suoi sostenitori sono rimasti tali, perché non avendo aggiunto nulla, cioè non avendo dato praticamente nessuna notizia, il sentiment, che sarebbe, tu lo sai benissimo, fortissima sui social, la reputazione, no, delle persone hanno sui social, è rimasto pressoché invariato, cioè chi la sosteneva la sostiene ancora e i suoi detrattori sono rimasti tali, insomma non è successo nulla sostanzialmente. Bene, questo potrebbe essere il titolo. Adesso vorrei capire, incoronata, ecco, visto che Chiara Ferragni continua a insistere molto sull'errore di comunicazione, quindi ha saltato quello, c'è dell'altro? Perché insomma si continua a dire c'è stato un errore di comunicazione. Sì, allora ti do un titolo anch'io, dell'arte di eludere altre variazioni sul tema. È stata un'intervista più che prudente, soprattutto per quanto riguarda la parte giudiziaria della vicenda, quindi discostiamoci un attimo dal gossip. Le domande volutamente, quindi dichiaratamente, non sono entrate nel merito della vicenda giudiziaria. Ricordiamo che ci sono due inchieste, una della Procura di Milano, l'altra della Procura di Cuneo, per truffa aggravata, e c'è già un procedimento dell'autorità e della garanzia per la trasparenza che ha multato la Balocco per 420.000 euro e le società di Ferragni per 1 milione di euro. Quindi un provvedimento importante. Ieri le domande su questo sono state poco ficcanti, dichiaratamente, perché appunto i processi si celebrano nelle aule di tribunale, però ecco, c'è stata un'assunzione di responsabilità morale da parte di Chiara Ferragni, che ha detto: non pensavo, evidentemente c'è stato un errore di comunicazione, però nulla più, non si è entrati poi nel merito della vicenda, e quindi sì, come ha detto Marco Carrara, da questo punto di vista non notizie, si è un po' andati in superficie e poco in profondità. Ho notato, a proposito dei social, noi ne parliamo visto che comunque il personaggio di Chiara Ferragni nasce grazie ai social, molte persone si sono un po' dispiaciute perché, e riguardo Fabrizio D'Alessio, perché lei non si è scusata, cioè questa cosa ha colpito molte persone, cioè non è arrivato un suo mi scuso. Fatto il fraintendimento, c'è stato anche... Cioè la parola è stata quella. Sì, fraintendimento era tra i commenti, la maggiore tra i commenti. Cioè qualcuno dice, infatti dice, risposte imparate a memoria.
mai ammettere che si è fatta una cavolata, sempre colpa degli altri, l'abbiamo fraintesa noi. E qualcun altro dice, non si riesce proprio ad ammettere i suoi errori. Quindi l'hanno presa. E poi c'è anche qualcuno però che prende un po' le difese di Chiara e dice, puoi fare 99 cose buone e una sbagliata, ma la gente si ricorderà sempre solo di quella sbagliata. Questa purtroppo vale per tutti. Sì, esatto. Cioè, questo è vero, le certo. persone poi si ricorderanno di quella sbagliata, purtroppo la memoria poi diventa corta. Marco, la situazione sui social, qual è la situazione oggi di Chiara Ferragni? Non ha più 30 milioni di follower, ma ne ha 29, cioè, esatto, bravissima. 3, cioè, volevo dirti proprio questo. C'è chi si sofferma sul fatto che lei sta perdendo follower, no? Ricordiamo che è una piccolissima percentuale, perché all'inizio della crisi ne aveva 29,7 milioni, adesso siamo a 29,2, quindi sostanzialmente in 2 mesi ne ha persi 500.000. Vabbè, ma non è niente rispetto a quello che è successo, esatto. Una multa dell'antitrust da 1 milione esatto. di euro. La sua vera esatto, la sua vera perdita è nelle interazioni. Perché? Perché lei sta pubblicando meno, no? Quindi pubblicando meno post ha meno interazioni, che questo poi possono essere per lei molto importanti per gli accordi commerciali. Quindi perdendo forza nelle interazioni poi dobbiamo passare anche all'aspetto commerciale. Una cosa però mi ha colpito e vorrei parlare con Incoronata. Vediamo questa ANSA, perché c'era prima l'immagine dell'ANSA di quello che ha dichiarato Chiara Ferragni. Ah, lei sì. dice c'è vita fuori dai social e va vissuta. Qualcuno che non la conosce dice, ma che lavoro fa la signora? No, Incoronata? Eh sì, è quello che si è detto ieri, insomma, Oppenheimer, che poi non valuta quali possano essere gli effetti devastanti della bomba atomica. Chi vive di social e chi ha creato e assurto all'Olimpo attraverso i social, attraverso questo tipo di comunicazione, poi ne è rimasto vittima e quindi è la caduta degli dei dell'Olimpo. Un'occasione mancata è quella di ieri, l'intervista di ieri. Chiara Ferragni avrebbe, a mio modesto parere, potuta utilizzarla in modo dirompente, come è stato detto, assumendosi la responsabilità delle scuse. C'è stata un'emozione, io spezzo una lancia a suo favore, mi è sembrata sincera, assolutamente sincera la sua emozione e il suo dispiacere per quanto è accaduto, visto una donna provata, sicuramente provata, però non c'è stata un'assunzione di responsabilità, perché parlare di difetto di comunicazione, la comunicazione è sempre bilaterale. Mi esprimo maligno, però sei tu responsabile di non saper cogliere il messaggio che ti sto inviando, e quindi non è una vera e propria, appunto, assunzione di colpa e di responsabilità per quanto è accaduto. Tra l'altro l'ultima domanda è stata sul suo matrimonio, esatto. E lì le si è rotta la voce. Sì, infatti sai che su proprio questo, esatto, bravissima, ci sono sui social dei divulgatori scientifici che analizzano le microespressioni facciali, no? Avrei visto alcuni video per vedere se stai mentendo o se stai dicendo la verità. Su questo molti sono d'accordo sul fatto che lei stia dicendo la verità, cioè che realmente c'è questa crisi. Noi ci sentiamo, ma siamo in una crisi forte. Questa è un po' più pesante rispetto alle altre, lei ha detto, no? È una crisi un po' più pesante. E c'è chi analizzando le microespressioni dice questa volta sta dicendo la verità, cioè non sta mentendo ed è molto vero. Quindi questo aspetto è piaciuto molto, cioè la sua sincerità nell'ammettere questa crisi, ecco. Una crisi che si verrà superata o meno ovviamente saranno cose loro, ma qualcuno potrebbe dire no, anche cose nostre, visto che comunque la loro coppia certo. è nata sui social e tutte l'evoluzione di questa coppia si sta svolgendo anche attraverso i media, perché molti potrebbero dire ma perché i telegiornali, perché la carta stampata si occupa di questa vicenda? Ci sono delle aziende. Ricordiamo che Forbes l'ha eletta influencer numero uno al mondo. Cioè l'influencer numero uno al mondo ed è italiana, quindi insomma è una realtà importantissima, questo senza dubbio. Fabrizio, ci sono altri commenti? Sì, ci sono delle persone che ad esempio prendono anche le difese loro in alcuni casi, certo. e commentano col nostro hashtag La Volta Buona e dicono non possiamo lasciarli in pace, hanno detto tutto, forse anche troppo, magari lasciamo che siano loro a tornare a parlare quando vogliono. Punti di vista, nel senso, noi stiamo raccontando quello che è successo ieri, però qualcuno comincia a prendere le difese, non soltanto di Chiara, ma proprio della coppia. Evidentemente questo cambio di comunicazione, cioè raccontarsi anche in maniera fragile, cosa che è così, perché esatto. lo stanno vivendo in questa maniera, quindi è la verità, questa cosa paga, Marco. Funziona anche perché molti sono stupiti, hanno detto, oddio, lei è così brava, ma in TV è impacciata, no? Alcuni hanno detto, oddio, era troppo impacciata da Fazio. Vabbè, ma perché non conoscete attrici
amici conduttori. Bravissima. Facciati. E poi posso dirti una cosa, che chi è nato sui social, esatto. No, veramente, tu, dai, tu che fai tanti bravi a casa, sono tutti bravi. Bravissima. Tutti tu che fai tante interviste, sai che sono un attore, poi infatti voglio dire proprio questo, cioè chi è nato sui social ed è abituato a esprimersi attraverso un telefonino, quando cambia mezzo, quindi la cornice ma non è più quella verticale, ma è quella orizzontale della TV, sono altri linguaggi, insomma tu lo sai molto comunque, bene. Chi vuole provare può venire qui, è una volta buona che al ci posto del mio sgabello qua a raccontare come si fa una bella intervista. Grazie Marco, in coronata. Grazie, siamo in chiusura, vuoi aggiungere qualcosa? Sì, vorrei dire, allora, se facciamo televisione, la differenza fra social e mezzi tradizionali, un po' la rivincita dei mezzi tradizionali e quindi della televisione e anche della carta stampata. Ricordiamoci che ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera. Noi del TG1 ci occupiamo di questo caso. E perché ce ne occupiamo? Perché comunque ha un valore di società stimato per 100 milioni di euro, un personaggio pubblico, come avete ricordato. E quindi la rivincita si va sui mezzi tradizionali, la TV raggiunge le persone ancora oggi forse con un'efficacia e una capillarità superiori rispetto a quella dei social, e quindi anche Chiara Ferragni si è prostrata davanti al mezzo televisivo e quindi uscita da quella bolla appunto mediatica virtuale dei social ed è andata lì a cospargersi il capo di cenere. Grazie, grazie incoronata a Boccia, grazie, grazie Caterina, Marco, grazie. E a